Cronaca, una buona notizia, una bella notizia, una storia che viene da Grosseto. E questa notizia è stata raccontata da una bravissima collega del giornale Il Tirreno, che è un noto quotidiano che esce al giorno. Bene, questa collega si chiama Nicoletta Giorgio. E il suo racconto è stato rilanciato a grandi titoli e con notevole spazio da Repubblica. Nicoletta ha dimostrato nei nostri confronti molta disponibilità e di questo la ringraziamo e ci congratuliamo per la sua professionalità. L'abbiamo ai microfoni. Nicoletta, raccontaci la storia. In effetti, dunque, questa è una storia molto bella, successa qua a Grosseto, dove lavoro, e che quando mi è stata raccontata pochi giorni fa mi ha colpito, anche, sinceramente anche commossa, anche perché in un periodo, secondo me, in cui il clima sfocia spesso nei personalismi, a volte si respira odio, diciamo l'ego domina un po' dappertutto, sia nei social che nella vita reale. Spesso fa bene sapere che c'è qualcuno che vuole aiutare gli altri. E praticamente la storia è questa. Sappiamo che c'è questa signora di circa 50 anni, grossetana, che lavora facendo lavoretti di fortuna, fa le pulizie nelle case, a stento arriva a fine mese, non riesce a sbarcare il lunario, o meglio lo fa a fatica, insomma ha problemi anche a pagare l'affitto, insomma. Una vita un po' travagliata e non facile. Ma per tutta la vita, anche non avendo soldi, ha sempre cercato di aiutare gli altri, dando piccoli contributi nei limiti delle proprie capacità a chi aveva bisogno, 10 euro a una persona, 10 euro a un'altra. In pratica, il 12 settembre scorso, noi abbiamo notizia che in una tabaccheria di Grosseto viene realizzata una gigantesca vincita. Quindi qualcuno ha avuto questo gigantesco colpo di fortuna, in cui ha comprato un biglietto da 20 euro di gratta e vinci e ha vinto 5 milioni di euro. Sappiamo, allora questa persona rimane anonima, no? Come succede in questi casi, sappiamo che l'anonima vincitrice, una donna, è quasi svenuta, se n'è andata via dalla tabaccheria in lacrime. Insomma, diamo la notizia nel giornale. Poi passano 10 Senti giorni Nicoletta, ti senza volevo rifarsi fare viva una domanda e molto questa semplice. signora torna nella tabaccheria dove aveva comprato il biglietto e fa sapere ai titolari che vuole regalare loro una corposa somma di denaro, ma sono veramente tanti tanti soldi, per aiutarli a realizzare un loro sogno, che è quello di costruire un centro per disabili e per famiglie bisognose vicino a Grosseto. E ci hanno anche detto che questa signora, oltre a dare soldi per questo centro disabili, darà tanti soldi anche a una cinquantina di persone, a associazioni, amici, parenti, persone in passato l'hanno aiutato e lei non dimentica. Ecco, una storia comunque molto bella, perché in questi tempi, insomma, dicevo prima, di personalismi, in cui veramente di egoismi, sapere che ci sono persone che vogliono aiutare anche quando non, invece di tenersi tutto per sé, insomma, fa bene. Personalmente fa bene al cuore, secondo me, e c'è bisogno di queste cose, insomma. Bene, ti ringrazio per questa corrispondenza molto bella e ti auguriamo ogni successo professionale. E non Grazie, mollare anche a questa voi, grazie pista, infinite. cerca di Buon lavoro. individuare chi è questa 49enne che tu nascondi dietro un nome fasullo. Ecco, e se la trovi, avvisaci. Grazie Nicoletta, un Va bene, saluto. sarà fatto.